Buongiorno. Nel talk che io presenterò, prima di tutto scusate, avrò parecchi inglesismi quando parlo. Comunque, nel talk che vi presenterò cercherò di fare una connessione fra, schematicamente, quantità misurabili, quindi lunghezze, masse e tempo, fondamentali quantità misurabili che hanno bisogno di unità di misura. Noi misuriamo tante altre quantità, energia, potenza, intensità luminosa, però in linea di massima tutte queste unità di misura possono essere ricondotte a queste tre, che quindi riterrò almeno inizialmente come fondamentali. Illustrerò la relazione fra le unità di misura che usiamo normalmente per misurare lunghezze, masse e tempo, e tre costanti. G è la costante di gravitazione universale di Newton. C è la velocità della luce nel vuoto. E H tagliato, che ha dimensioni di un'azione, quindi di energia, un'energia per un tempo, è il quanto minimo di azione o di momento angolare della meccanica quantistica. Il secondo step sarà passare da queste quantità fondamentali alle teorie più avanzate che abbiamo oggi in fisica teorica. Qui c'è una visione artistica di un buco nero e quindi la teoria è la relatività generale. Questo è un francobollo commemorativo del premio Nobel ad Albert Einstein per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico, e quindi qui abbiamo la meccanica quantistica. Questo è il risultato di una collisione fra due ioni di piombo al CERN rivelata dall'esperimento Alice. Qui dentro abbiamo sia meccanica quantistica che relatività. Cominciamo con due parole sui sistemi di unità di misura, che forse avete sentito menzionare, avete pure studiato. Il primo sistema, questo è stato introdotto già da Gauss nel 1832, si basa su centimetro grammo secondo. Effettivamente Gauss aveva usato millimetro, milligrammo e secondo, e nel 74 è stato cambiato in centimetro grammo perché era più utile come unità di misura, erano più vicine alle quantità che si misuravano comunemente. Oltre a questo, Maxwell e Thomson hanno introdotto delle unità per misurare quantità elettromagnetiche. Per i sistemi meccanici, energia, forza, potenza sono unità derivate, cioè esprimibili in termini di centimetro grammo secondo. Per l'elettromagnetismo, ad esempio, una unità derivata è la carica elettrica, che è un'intensità che è misurata in ampere per un tempo. C'è da menzionare il fatto che in realtà Gauss aveva fatto una misura della intensità del campo magnetico terrestre, paragonando la torsione su un magnete con la torsione su una barra di uguale peso, diciamo setup sperimentale uguale, però la torsione originata dal campo gravitazionale. Quindi per Gauss la misura del campo magnetico si esprimeva sempre in unità meccaniche. Qui cominciamo a vedere che le possibilità sono molte, non dico infinite, ma uno può fare molte scelte fra quali sono le unità fondamentali e quali sono le derivate. Non è univoco. Ad esempio, come è definito l'ampere? Io prendo due fili di lunghezza infinita, quindi molto lunghi, e di diametro trascurabile rispetto alla distanza. Li pongo alla distanza di un metro e comincio a misurare la forza fra i due fili, no? Intanto aumento la corrente. Quando la forza raggiunge 2 per 10 alla meno 7 newton per metro, definisco che per i fili sta passando la corrente di un ampere. Un altro sistema è l'MHS. È stato
adottato internazionalmente. Oh, tutta questa storia è cominciata durante la Rivoluzione francese, quindi nel 1795 c'è stato il primo tentativo di unificare le unità di misura basate su un sistema decimale, no? La storia è lunga, però va avanti per due secoli. L'MKS si basa su metro, chilogrammo e secondo ed è stato adottato internazionalmente nel 1940 e aggiunge nuove unità fondamentali, il coulomb per la carica elettrica invece dell'ampere, la candela per un'intensità luminosa e il grado Kelvin per la temperatura. Infine, dal 1960, nella undicesima conferenza generale dei pesi e delle misure, si è adottato internazionalmente il sistema internazionale, a cui si è aggiunta un'altra quantità, la mole. La mole è l'unità di misura della quantità di sostanza, in termini di componenti elementari, quindi un certo numero di componenti elementari equivalente, credo, a 12 grammi di carbonio 12. A quanti componenti elementari ci sono in 12 grammi di carbonio 12? Due parole su unità fondamentali e derivate. E questo è importante, fate attenzione qui. Io posso benissimo decidere che prendo due cariche elettriche e definisco l'unità di carica elettrica, uguali, l'unità di carica elettrica, voi conoscete la legge di Coulomb, no? La forza è uguale al prodotto di due cariche diviso il quadrato della distanza. Posso decidere che la mia unità di carica è definita da una carica che, ad esempio, a distanza di un metro produce la forza di un newton. Perché no? In questo caso misurerei la carica in questa unità. Lunghezza alla 3 mezzi, massa alla 1 mezzo, tempo alla meno 1. Semplicemente voi potete portare R quadro di qua, prendere la radice quadrata perché qui ho due cariche, ed esprimere in newton in unità fondamentali di lunghezza, massa e tempo. Vedete, in questo caso la carica elettrica sarebbe un'unità derivata. Posso fare un'altra scelta. Dico ad esempio, la mia unità di carica è la carica dell'elettrone, no? È una buona scelta perché l'elettrone ha una carica ben definita, è uguale a se stessa in qualsiasi parte dell'universo, così supponiamo. Al momento in cui io definisco l'unità di carica come la carica dell'elettrone, quando utilizzo la legge di Coulomb, quando scrivo la legge di Coulomb, sono costretto a introdurre un fattore di conversione, quella che chiamiamo la costante dielettrica nel vuoto. Perché sono costretto? Perché vedete, qui ho adesso un'unità di carica che ho definito come fondamentale, di qua c'ho una forza e di qua c'ho una lunghezza al quadrato. Quindi questa costante deve assumere queste unità, deve essere esprimibile in queste unità di misura se io voglio avere un'equazione che abbia senso, con le stesse unità di misura da un lato e da quell'altro. Se cominciate a capire il gioco, cosa succede? Che per ogni nuova unità fondamentale introdotta è necessaria una nuova costante universale. No? Epsilon zero. Si chiama costante universale, la costante universale dielettrica del vuoto, ma si è reso necessario introdurla solo perché abbiamo deciso che la carica elettrica fondamentale è la carica dell'elettrone o del protone o di qualsiasi altra cosa. L'abbiamo scelta come unità di carica fondamentale. Che cosa ci porta a introdurre una costante universale nuova? Una legge fisica. Finché io tengo separate le cariche di qua e la forza di là, non ne ho bisogno. Quando scrivo la legge di Coulomb, che è una legge fisica, sono costretto a introdurre una costante universale nel caso io abbia scelto di definire l'unità di carica come la carica dell'elettrone. Non era necessario fare questo se io definisco l'unità di carica come unità derivata, espressa fin dall'inizio in termini di forza e distanza. Altri esempi. Questo è un esempio molto, molto, molto semplice, ma molto importante. I marinai
misurano le distanze sul piano XY, sulla superficie dell'oceano, in miglia marine. Misurano però la profondità in braccio. In inglese sono i fathoms, è un'unità imperiale. Ora, se io voglio convertire il braccio in miglia o le miglia in braccio, un braccio è circa 1,8 metri, un miglio è circa 1 km e 800 metri, quindi questo fattore di conversione è circa un fattore 1000. Poi ci sono tutti i decimali, ma è giusto che l'abbiate in testa. Allora, ha senso fare questa conversione da una lunghezza orizzontale a una lunghezza verticale? Sì, ha certamente senso, assumendo però l'isotropia dello spazio. Cioè io assumo che quando faccio una rotazione di questa barretta che misura un millesimo di miglio in posizione verticale, la sua lunghezza non cambia e quindi adesso la misurerò in braccia, però posso convertire il miglio in braccia e introduco un fattore di conversione. Ovviamente questo fattore non è niente di fondamentale, è una convenzione che usiamo noi per passare da una definizione a un'altra definizione. Un esempio più fisico è l'energia di una particella. Si misura ad esempio in joule, tipica misura di energia, mentre l'energia media degli atomi di un insieme si misura in gradi Kelvin. Qui allora c'è una connessione fra una quantità macroscopica, che è un'energia media di, non so, di un litro d'acqua, delle molecole di un litro d'acqua, e l'energia di una singola particella, dal microscopico al macroscopico. Qual è il fattore di conversione? Il fattore è K, la costante del gas, la costante di Boltzmann. Per fare questa conversione utilizzo la teoria cinetica dei gas. Un'altra legge fisica, pressione per volume, è uguale a K temperatura moltiplicata per il numero di particelle nell'insieme. Di nuovo introduco K come una costante universale relazionata con una legge fisica. Ma una domanda che può avere un certo senso è chiedersi: ma allora, se io voglio però ridurre le cose all'osso, qual è il minimo numero di unità di misura di cui ho bisogno? Sembra che siano le tre iniziali che io ho menzionato, una unità per le lunghezze, una per il tempo, una per la massa. Quindi ad esempio il metro, il chilo, il secondo. Assumerò per il momento che siano proprio tre, anche se alla fine vedrete che non è vero. La prima domanda è abbastanza semplice da rispondere, è quantitativamente perché l'unità è un metro, cioè una lunghezza così, un chilo che può essere il peso di questo notebook è un secondo, e può essere il tempo che mi occorre per dire una parola. E tutto ovviamente parte da qui, dall'Homo habilis, che è, diciamo, il primo esemplare del genere Homo che ha sviluppato la capacità di costruirsi utensili. E ha vissuto circa 2 milioni di anni fa. Era alto circa un metro, presumibilmente sbatteva pietre del peso di un chilo e le sbatteva più o meno una volta al secondo, sempre presumibilmente. Quindi con questo voglio dire che quantitativamente il sistema MKS è un sistema antropocentrico, fatto perché quelle cose che noi utilizziamo quotidianamente e normalmente siano più o meno misurabili con numeri di ordine 1, un metro, un chilo, un secondo. E vediamo un attimo allora com'è questa nostra esperienza di un metro, come si colloca adesso, diciamo, rispetto all'universo e alle possibilità che ci offre la natura di definire lunghezze, quindi dal molto piccolo al molto grande. Allora, l'altezza media di un umano è 1,7 metri.
Quella dell'Homo habilis era 1,2 metri, quindi lì ci siamo. Poi ci sono certe lunghezze di cui possiamo dire abbiamo un'esperienza diretta e può andare, non so, dal diametro di una cellula, di un globulo rosso, al diametro di una fibra di acrilico, come quella di un maglione che possiamo vedere e avere un'intuizione diretta, certamente una palla dal golf, una formica, fino alla lunghezza di una balena azzurra, circa 30, la più grande misurata 33 metri, o se vogliamo allo stretto di Gibilterra, che possiamo stimare ad occhio il canale di Suez. Definirò queste come lunghezze di cui possiamo avere esperienza diretta e una intuizione quindi molto, molto sviluppata. Abbiamo misure molto, molto maggiori, astronomiche e cosmologiche, come il diametro di Giove, 10 alla 8 metri, il diametro del Sole, 10 alla 9 metri, dove c'avevo, guardami, una unità astronomica che è la distanza media fra la Terra e il Sole, 10 alla 11 metri. E qui cominciamo a perdere un po' l'intuizione del significato, 10 alla 11 metri, no? Non è qualcosa che se io ti dico no, è 10 alla 12, voi mi dite ah no, 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 è troppo grande, era 10 alla 11 la distanza. O l'avete studiato o non lo sapete. Mentre invece se io vi dico, ah, guarda, l'altezza della piramide di Cheope è un chilometro, mi dice no, non arriverai ai 100 metri, avete intuizione. Qui andiamo avanti, ad esempio l'oggetto umano più distante da noi al momento è il Voyager 1, che sta a circa 10 alla 13 metri da noi, perlomeno a febbraio del 2009. Andiamo ancora più avanti, qui c'è la distanza dalla stella più vicina, 10 alla 16, il diametro della nostra galassia, 10 alla 21, la distanza dalla galassia di Andromeda, 10 alla 22, e arriviamo al diametro dell'universo visibile, 10 alla 26. Questa è la più grande lunghezza di cui possiamo parlare in senso fisico, cioè la più grande distanza di qualcosa che possiamo osservare, e lo osserviamo perché è la radiazione cosmica di fondo che ci arriva da una distanza di 10 alla 26 metri. Andando verso il piccolo, e devo andare un po' più veloce forse, abbiamo dal diametro del nanometro, che è il diametro di un nanotubo di carbonio, che è 10 alla meno 9 metri, anche questo intuitivamente non sappiamo bene cosa vuol dire 10 alla meno 9 metri, al raggio dell'atomo di idrogeno, 10 alla meno 11, al raggio classico dell'elettrone, 10 alla meno 15, è il tipico raggio di particelle come il protone, o se vogliamo un po' più grande, qualcosa come 2,8 fermi, quindi il doppio è la scala dei nuclei atomici. Si va più in giù però, 10 alla meno 18, questa è una sensibilità di un detector di onde gravitazionali, è sensibile a certe deformazioni e allungamenti a livello di 10 alla meno 18 metri, una cosa abbastanza strabiliante. Alla sezione d'urto, che vuol dire il raggio d'impatto di un neutrino di energia relativamente bassa, un tipico neutrino che viene dal Sole ha un'energia intorno a un MeV, ha un diametro di impatto con un rivelatore che è piccolo, è molto piccolo, è 2 in 10 alla meno 23 metri, quindi siamo già in questo range dove esiste un nome, ioctometra. Per il tempo, l'esperienza diretta è facile, possiamo farla variare fra un millisecondo, che è il tipico tempo di risposta a uno stimolo visuale, in realtà un po' di più, 18 millisecondi, alla la
aspettazione di vita media umana che è 10 alla 9 secondi, no? Di questo sicuramente abbiamo o avremo esperienza diretta. Abbiamo tempi relazionati con ere geologiche e con la cosmologia, quindi l'Homo sapiens appare 10 alla 12 secondi fa nel passato. Un anno galattico, 10 alla 15, è la rotazione della galassia, il tempo che impiega la galassia a fare una rotazione completa su se stesso. E andiamo a tempi di 10 alla 24. L'età dell'universo, ecco, ricordatevi, questo è un numero importante, 10 alla 17 secondi. La vita media di alcuni nuclei radioattivi è molto maggiore della vita, dell'età dell'universo. Il bismuto 209, ad esempio, è un elemento che per lungo tempo si è creduto stabile, finché non si è scoperto che decade emettendo una particella alfa, però con una vita media che da 10 alla 24 a 10 alla 17 è 10 alla 7 volte più lunga dell'età dell'universo. Ci sono alcuni elementi che decadono doppio beta, un decadimento molto soppresso, che vanno molto al di là di questo. 10 alla 24 anni, l'universo, diciamo, è qualcosa come 10 alla 11, quindi molti ordini di grandezza più longevi di quanto è l'età dell'universo. Per i tempi brevi andiamo di nuovo nel microcosmo, particelle elementari ed elettronica. Ad esempio, un processore da 1 GHz ha un ciclo macchina in 10 alla meno 9 secondi, quello che si chiama il nanosecondo. Il più piccolo intervallo di tempo misurato direttamente, proprio come intervallo di tempo, è di 10 alla meno 18 secondi. Si chiama attosecondo, si è misurato in una vibrazione di una molecola. Possiamo definire tempi più brevi ancora, però, anche se indirettamente. Ad esempio, la vita media del quark top, che è la più pesante particella elementare che conosciamo, è dell'ordine di 10 alla meno 24 secondi. Massa. Abbiamo esperienza diretta di cose fra il chilogrammo e probabilmente 10 alla 5 kg, che è il peso della stazione spaziale, o di nuovo qualcosa simile al peso di una grande balena. E dalla parte di piccole masse, penso che un centimetro cubo di acqua, abbiamo intuizione, fino a un moscerino, che pesa 10 alla meno 6 kg, un milligrammo. Oltre questo usciamo un poco dalle cose più intuitive, anche se 10 alla 8 kg è un numero grande, rimane comunque la massa di un oggetto mobile costruito dall'uomo. Si chiama Sea-Wise Giant. Curioso, la massa totale della popolazione umana sulla Terra è dell'ordine di 10 alla 11 kg ed è seconda solo alla massa stimata del krill antartico, no? 4-5. Quindi fra qualche anno magari li freghiamo. Si va poi andiamo un po' più veloci, a grandezze astronomiche come l'atmosfera della Terra, un pianeta nano Ceres, la Luna 10 alla 22, Marte 6 in 10 alla 23, Giove 10 alla 27. Il Sole 10 alla 30. Tutta la galassia 10 alla 42 kg. La massa dell'universo osservabile 10 alla 52 kg. È stata un po' una cosa un po' lunga. Ah no, devo ancora andare sul piccolo. Allora il piccolo, andiamo rapidi.
un granello di sabbia 10 alla meno 10 kg, una cellula umana 10 alla meno 12, un batterio 10 alla meno 15, un virus 10 alla meno 18 kg, fino ad arrivare a molecole, particelle atomiche e particelle elementari, 10 alla meno 22 emoglobina, 10 alla meno 25 la massa del top, la particella più massiva che conosciamo, ripeto, il protone è circa 100 volte più leggero del top e l'elettrone è circa 1000 volte più leggero, è l'elettrone qua, più leggero del protone. Per il neutrino non conosciamo la massa, abbiamo dei limiti superiori, che comunque lo definiscono come la particella elementare più leggera. Adesso riassumo quanto abbiamo visto. Scala, lunghezze misurate in metri. Diciamo, le lunghezze di cui abbiamo esperienza umana possono andare da 10 alla meno 6 a 10 alla 5. La natura spazia fra 10 alla meno 24 e 10 alla 26. Tempo, fra i millisecondi e 10 alla 9, come vi ho detto, lo span della lunghezza media della vita umana, la natura 10 alla meno 4, meno 24, 10 alla 24. Vedete, è un po' simile. Prima di tutto osservo che noi qua ci situiamo più o meno nel mezzo, no? Fra il piccolo e il molto piccolo, il grande e il molto grande, questo metro sta più o meno in mezzo. E poi quando misuriamo le più piccole lunghezze, le più grandi lunghezze della natura in metri, vediamo che dà un po' un risultato molto simile a quando misuriamo i tempi più brevi e i tempi più lunghi in secondi. Sono sempre 48 ordini di grandezza. Qui sono 50, qua sono 48. La sorpresa arriva qua. Quando io parlo di chilogrammi, il chilogrammo che ho definito, vedo che prima, prendete lo zero qua, vedete, lo zero non sta nel mezzo, fra 10 alla meno 36 e 52, sta molto verso le masse piccole. Non solo questo, ma io sto misurando in chilogrammi le masse che mi presenta la natura nei suoi vari sistemi e scopro che qui ho 88 ordini di grandezza. Non 48, quasi il doppio. Questo comincia a sembrare un po' strano, tenetelo in mente, perché qui ho una certa uniformità nelle misure, unità di misura che ho scelto, mentre qui assolutamente non sono uniforme. Sto probabilmente usando un'unità di misura troppo piccola. Seconda domanda è perché spazio, tempo e massa? Adesso io parto da un'altra domanda, come faccio a comunicare che sono in ritardo di un'ora a un blind date con un extraterrestre? Allora voi dovete comunicare a un extraterrestre che non avete mai visto, non sapete se la sua vita dura 3 giorni o milioni di anni, non sapete quindi quale unità di tempo ha scelto per fare le sue cose quotidianamente, dovete comunicargli e che all'appuntamento sarete in ritardo di un'ora e non sapete come definire questa ora. C'è una risposta. La risposta è: ritarderò di 6.7 in 10 alla 44. E poi vi spiegherò perché questa è la risposta e perché, se questo extraterrestre è sufficientemente intelligente, capirà di quando siete in ritardo. Ovviamente il ritardo si misura in funzione, si misura uno shift rispetto a un'ora prefissata che avevamo già stabilito in precedenza e quindi dovete dire, o è già implicito, rispetto a quanto stabilito. Avevate stabilito di incontrarvi a 8.0485, 10 alla 60. Questo forse potete immaginarvi da dove viene questo numero. Beh, l'unico riferimento universale che io posso avere con un extraterrestre per stabilire un momento preciso è il Big Bang, l'età dell'universo. Quindi questa è l'età dell'universo espressa in una unità di misura su cui io e l'extraterrestre concordiamo.
pur non essendoci mai visti. Andiamo a vedere come si può definire questa unità di misura. La natura ci ha fornito tre costanti. Metto quotation mark. C, la velocità della luce, la massima velocità possibile nel vuoto fra due corpi in moto relativo. H tagliato è un'azione, il quanto di azione in meccanica quantistica. Vale 6.6 10 alla meno 34 joule secondo. G è la costante di gravitazione. Vale 6.6 10 alla meno 11 newton per metro diviso chilogrammo tutto al quadrato. Allora, vedete, la natura non ha scelto cose semplici per le sue costanti fondamentali come una massa, una lunghezza e un tempo. Ha scelto una velocità, un'azione e un'altra quantità per cui neppure abbiamo un nome. No? Non esiste un nome che definisca questa unità composta. Certo però che con tre costanti dimensionali che portano dimensione, io posso, combinandole, costruire unità fondamentali di lunghezza, tempo e massa. Dico fondamentali perché queste sono tutte proprietà del vuoto. Cioè il mio extraterrestre, se ha avuto un'evoluzione scientifica per riuscire a comunicare con me, avrà cognizione di queste stesse costanti, no? Posso quindi combinarle per esprimere una lunghezza. Questa si chiama lunghezza di Planck. È la radice quadrata di h tagliato per g diviso c cubo. Se voi prendete le dimensioni che ho messo prima, le combinate, prendete la radice quadrata, vedete che quello che risulta è una lunghezza, dimensionalmente una lunghezza, vale 10 alla meno 35 metri. Similmente la massa, un'altra combinazione, ottengo 10 alla meno 8 kg. È un time, un tempo, quello che si chiama il tempo di Planck, è 10 alla meno 44 secondi. Abbastanza ovviamente, lo vedete qua, questo c alla quinta sotto radice, quindi è questo tempo, fatemi togliere un c quadrato, portarlo fuori, ottengo la lunghezza di Planck diviso c. Quindi il tempo di Planck è il tempo che ci mette un fotone, un quanto di luce, a percorrere una lunghezza di Planck. Adesso capite quel numero che vi ho dato del mio ritardo? È un'ora espressa in queste unità di misura, in queste unità di Planck. Un'ora espressa in 10 alla meno 44 secondi. Interessante andare a vedere queste lunghezze, tempo e unità di massa legate in qualche maniera alle costanti fondamentali. Dove si collocano nella nostra lista di ordini di grandezza? Beh, qui avevamo le nostre distanze verso il piccolo, fino alla cross-section del neutrino da un MeV, che è una delle più piccole lunghezze che possiamo definire in maniera consistente, ma la lunghezza di Planck sta molto più in giù, 11 ordini di grandezza più in giù. Una lunghezza molto, molto, molto più piccola di qualsiasi lunghezza noi utilizziamo anche nello studio di particelle elementari. Tempo di Planck, qui andiamo al contrario, è ordinato al contrario, vabbè, avevamo detto che la vita media di un bosone Z o di un top è di 10 alla meno 24 secondi, più o meno la quantità di tempo più piccola che possiamo trattare in fisica fondamentale, ma il tempo di Planck è 10 alla meno 44, 20 ordini di grandezza più piccolo. E cosa succede per la massa di Planck? Succede una cosa sorprendente, la massa di Planck è 10 alla meno 8 grammi, è qualcosa che sta fra la massa di un ovulo umano e la massa di un sopracciglio. Quindi diciamo è una quantità quasi macroscopica, è qualcosa che sta centrato più o meno al bordo, al margine di quello di cui possiamo avere un'esperienza diretta intuitiva, mentre le altre, lunghezza e tempo, sono assolutamente fuori dalle nostre scale.
È questa un'altra indicazione di qualcosa di strano. E la seconda indicazione, vi ricordate, per la massa avevamo qualcosa come 88 ordini di grandezza, di span, no? Fra le masse piccole e le masse grandi, che suggeriva che forse stiamo usando una unità di misura molto più piccola relativamente a quanto usiamo per le lunghezze e per il tempo. E qui abbiamo un'altra indicazione, perché infatti la massa di Planck è una massa quasi macroscopica. Ma è la massa di Planck molto grande per rientrare, anomalmente grande per rientrare nella categoria esperienza diretta? La risposta è no. E questa è la risposta. Siamo noi ad essere incomprensibilmente leggeri. Questo che vi menziono è uno dei problemi, ovviamente non è posto in questa maniera, è posto in una maniera teorica, formale, molto definita, molto meglio, e credo che anche alcuni colleghi esperti in questo problema, che si chiama il problema della naturalezza, forse stenterebbero a prima vista a incontrare una connessione, ma la connessione è questa. È uno dei problemi in fisica teorica più incomprensibili ed è uno dei problemi per il quale si è costruito, fra l'altro, l'LHC, per capire questa frase, perché siamo così leggeri, perché la scala delle masse di cui sono fatte, siamo fatti noi, i tavoli, tutto l'universo, è una scala così piccola rispetto a questo valore. Adesso farò il prossimo step. Il prossimo step è passare da queste costanti fondamentali alle teorie fondamentali. E lo farò grazie a questo cubo, che ha un nome, si chiama il cubo di Bronstein. Bronstein, Matvej Petrovich, era un fisico brillante dell'inizio del secolo scorso, russo, che ha lavorato in cosmologia, astrofisica, elettrodinamica, ma ha lavorato anche, forse per primo nella storia della scienza recente, in quella che si chiama gravitazione quantistica. È stato messo a morte a solo 32 anni durante le purghe staliniane, e così ci siamo persi, purtroppo, un grande fisico, un grande fisico. Bronstein riprende ed elabora un articolo nel 32, riprende ed elabora un articolo del 28 di altri tre grandi fisici, che sono Gamow, Ivanenko e Landau. Lev Landau non so, forse l'avete sentito nominare, dove si comincia a porre la base di una connessione fra le teorie fondamentali e le costanti. Noi partiremo da qua, da questo vertice. Questo vertice viene definito ponendo a zero il valore della costante di Newton, della costante di Planck e dell'inverso della velocità della luce. Quindi 1 su C a zero vuol dire C a infinito. Se C a infinito, sto in meccanica galileiana. Quindi questa è la fisica che conoscete bene, e questi primi assi saranno gli assi dove H tagliato G e 1 diviso C acquistano valori finiti, non sono più zero, diventano diversi da zero. Lo scopo è arrivare qua giù, in questo vertice che sta all'opposto, dove tutte e tre le costanti simultaneamente sono diverse da zero, e vedere cosa succede lì. Andremo per gradi, cominciando con la fisica che conoscete, quindi una fisica che è non relativistica, 1 su C è 0, la velocità della luce è infinita, e H è 0, cioè non ci sono effetti quantistici. Questa è la meccanica classica. Scusate. È la meccanica classica, quindi spazio uguale velocità per tempo, forza uguale massa per accelerazione. Conoscete molto bene anche la fisica della gravità newtoniana, dove quindi G è diverso da zero. Cosa vuol dire mettere G diverso da zero? Vuol dire che il sistema che sto esaminando... Allora,
prima diamo un valore di G, me lo sono scritto qua. G è 6.6 per 10 alla meno 11 metri al cubo diviso chilogrammi secondo quadrato. Dov'è un sistema dove la gravità è sicuramente non trascurabile? Beh, ad esempio il sistema Terra-Luna. Allora, se io metto la massa della Terra, che è 6 per 10 24 kg, la distanza Terra-Luna, che è 4 per 10 alla 8 metri, e il tipico tempo è l'orbita della Luna intorno alla Terra, che in secondi, vediamo se riesco a vedermelo appunto qua, è 2.6 in 10 alla 6 secondi, e faccio una combinazione di queste grandezze che rispecchi le unità di misura di G, quindi metri al cubo diviso chilogrammi secondo quadrato, trovo un numero che è 1.6 in 10 alla meno 12. G era 6.6 in 10 alla meno 11, quindi un numero simile al valore di questa costante di Newton. Questo mi dice che la gravitazione non è assolutamente trascurabile in quel sistema, perché le grandezze in gioco sono dell'ordine di G. Se invece avessi delle grandezze in gioco che sono estremamente più grandi di G, allora G diventa un numero così piccolo. Diciamo che se ho un sistema dove metto due palline di massa molto piccola e per un tempo molto molto lungo, e trovo che questa combinazione dei valori delle masse, delle distanze, del tempo è un numero molto superiore alla 10 alla meno 11, allora effettivamente in quel sistema posso mettere G a 0 con ottima approssimazione, vuol dire che il sistema non risente fortemente di effetti gravitazionali. Come ad esempio non risente molto di effetti gravitazionali la dinamica tra questi due oggetti. È chiaro cosa vuol dire mettere G a 0? G a 0 vuol dire che il sistema che sto esaminando ha dei numeri molto più grandi rispetto al valore di G, quando espressi nelle stesse unità. 1 su C. Diverso da zero. Questa è la relatività speciale. La relatività speciale descrive, o diciamo, essenzialmente definisce un'invarianza delle leggi della fisica sotto certe trasformazioni. Queste trasformazioni sono diverse da quelle galileiane, in particolare più generali. In una trasformazione galileiana, ad esempio, se questo sistema è in moto di traslazione uniforme rispetto a questo sistema, uno avrebbe che x', misurato nel sistema blu, è uguale a x meno vt, senza questo gamma. E il tempo resta lo stesso. Questo è un'ottima approssimazione nel caso in cui la velocità della luce la prendo molto grande, ed è un'approssimazione esatta se la prendo infinita. Vedete, questo gamma, se c quadro va all'infinito, e questa è la velocità dei miei due sistemi, metto questo numero a zero, gamma è 1, e questo termine scompare. Quindi t' uguale a t e x' uguale a x meno vt, Galileo. L'invarianza corretta, invece, è data da queste equazioni che sono leggermente più complicate, e che mischiano il tempo con la direzione in cui mi sto muovendo con velocità uniforme. Voi conoscete una teoria che è relativisticamente invariante, ed è l'elettromagnetismo. Non so se lo sapete, se lo sapevate, ma è così. Vi descrivo brevemente perché. Allora, voi sapete che nello spazio euclideo a tre dimensioni è molto comodo utilizzare vettori. Perché si utilizzano vettori? Perché, ad esempio, prodotti scalari fra vettori sono una quantità invariante, non dipendono dal sistema di riferimento. Quindi se io riesco a esprimere le leggi della fisica con prodotti scalari, ad esempio, con altri prodotti vettoriali che siano invarianti rispetto a un cambio di coordinate, ho una bella maniera di esprimere quello che conosco. Quindi ricordatevi, il prodotto delle componenti prese rispetto a qualsiasi sistema di riferimento è un numero che non cambia.
Cosa esprime questa invarianza? Una cosa fondamentale, che le equazioni non cambiano. Se io faccio una rotazione, se faccio un esperimento in questa direzione, poi giro il mio apparato, lo faccio in quella direzione, poi le equazioni sono le stesse, la fisica è invariante rispetto a rotazioni. L'equazione di Maxwell, scritte nel 1864, sono scritte in notazione più moderna in questa forma. A è il campo elettrico, B è il campo magnetico, Rho è la densità di carica, J è la densità di corrente, e questo delta è un operatore differenziale. E questo, ad esempio, un rotazionale, delta per un rotazionale. Non mi importa che voi... voglio solo farvi capire che non c'è nessun riferimento a nessun sistema di riferimento, perché è una notazione vettoriale. Nel 1905 Einstein ha formulato la sua relatività speciale, che dice che l'invarianza non è solo rotazionale, ma è rispetto a queste trasformazioni di Lorentz che ho menzionato prima. Un'invarianza rispetto alle trasformazioni di Lorentz, che portano dentro anche il tempo che si mescola con una lunghezza, deve essere espressa in base attraverso quantità un po' più complesse dei trivettori, si chiamano quadrivettori, entrano a componente temporale. I quadrivettori anche possono, si può definire fra i quadrivettori un prodotto scalare, A dot B, qui mi manca un indice, eccolo, mu è un indice che corre da 0 a 3, quindi assume quattro valori, 0 è la componente temporale, 1, 2, 3 le tre componenti spaziali. Queste equazioni io sostengo che sono invarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz. Infatti, uno utilizzando notazioni quadrivettoriali può collassare queste quattro equazioni in una unica. F si chiama il tensore della forza elettromagnetica e J si chiama il quadrivettore della densità di corrente. Adesso vi farò un flash di un'espressione, ma quello che voglio dirvi è questo. La fisica contenuta qui è la stessa contenuta lì. Ma allora questa equazione ci dice qualcosa di più di questa? Sì e no. Da un punto di vista, diciamo, ingegneristico, tutto quello che posso fare con queste equazioni e con queste è la stessa cosa. Da un punto di vista di comprensione profonda della natura, questa equazione mi dice qual è l'invarianza che ha l'elettromagnetismo. È invariante non solo per rotazioni, come deve essere, ma invariante anche sotto trasformazioni di Lorentz. Per questo una teoria relativistica, è una teoria che voi conoscete. Ecco qua, questo è l'F mu nu, vedete c'è il campo elettrico con le sue componenti, il campo magnetico con le sue componenti, la quadricorrente ha una densità di corrente, c'ha la densità di corrente nella parte spaziale e la densità di carica nella parte temporale, e questo operatore si chiama quadridivergenza, è un operatore differenziale, è definito come la derivata rispetto al tempo e poi la derivata rispetto allo spazio. Questo delta indica d su dx, d su dy, d su dz. Non è importante questo, l'importante è il messaggio, l'invarianza. Ancora un pochino avanti, allora adesso andiamo lungo l'asse H. H diverso da zero. H è un'azione, ve l'ho detto prima, un'energia per un tempo. Dare così un'idea approssimativa di cosa, perché la meccanica quantistica è differente dalla meccanica classica, cosa cambia, si fa molto più semplicemente e intuitivamente menzionando il principio di azione. Allora, la traiettoria di una particella da un punto iniziale Q0 a un punto finale Q1 classicamente viene determinata da quella che si chiama il principio di minimazione. Cioè io posso immaginarmi varie traiettorie, calcolarmi per tutte queste traiettorie qual è il prodotto dell'energia per il tempo, per arrivare da qui a lì, e scopro che la traiettoria seguita dalla particella classicamente è la traiettoria che corrisponde al valore più piccolo di questa azione, energia per tempo, che è indicata qui. E questa è fisica classica.
Le altre no, le altre traiettorie non sono scelte dalla particella. Quantisticamente, quindi andiamo a sistemi per cui l'azione, tipicamente un sistema macroscopico come io tiro questo là, no? L'azione della traiettoria è infinitamente più grande del valore di H tagliato, è un'azione piccolissima. Quando vado però a sistemi che hanno, sono governati da valori dell'azione dell'ordine di H tagliato, quello che scopro è che una particella per andare da qui a qui, e parlo ad esempio di un elettrone, segue tutte le traiettorie. Completamente antintuitivo, ma la natura fa così, quindi il fatto che sia antintuitivo è una limitazione della nostra esperienza, non è che sia strana la natura, siamo noi che abbiamo esperienza di oggetti piuttosto massivi e di quantità d'azione molto maggiori di H tagliato. Quando vado a sistemi che hanno caratterizzati l'azione dell'ordine H tagliato, scopro che la particella utilizza simultaneamente tutte queste traiettorie, o perlomeno tutte quelle che si discostano dalla traiettoria di minimazione per valori dell'azione dell'ordine H tagliato. Cosa porta questo? Questo percorso attraverso tante strade porta ad esempio a quello che si chiama l'interferenza quantomeccanica. Io vi descrivo brevemente. Questa, vediamo se riuscite a capire, questa è una vista dall'alto di certe onde che arrivano su un diaframma dove ci sono due fessure e ogni fessura diventa quindi una sorgente di onde, quindi ho due sorgenti di onde e queste interferiscono positivamente o distruttivamente, qui si sommano. Poi qui una specie di schermo che mi rivela l'altezza di come arriva l'onda. Allora qui l'onda è molto alta perché è chiaro, qui di nuovo c'è un altro massimo. Questa è una figura di interferenza. Questa è una visione di lato, ecco, così capite un po' di cosa sto parlando, due fessure e le due sorgenti e la figura di interferenza. Con le onde lo capite questo, si vede pure al mare. Con le particelle cosa succede? Io prendo di nuovo due fessure e comincio a sparare elettroni. Con intuizione classica uno direbbe cosa succede nello schermo dietro? Vabbè, ci avrò un massimo su una fessura e un massimo su quell'altra fessura. Sbagliato, quello che si osserva è una figura di interferenza, perfettamente analoga alla precedente. E questa figura di interferenza si osserva anche nel caso che io invii un elettrone, aspetti un po' di tempo, poi ne invii un altro, poi aspetti un po' di tempo. Quindi non è un'interferenza fra elettroni diversi che passano per le due fessure, no? È un'interferenza di un elettrone con se stesso. Ed è esattamente quello che vi dicevo, l'elettrone sta passando simultaneamente per entrambe le fessure, perché i due percorsi differiscono, questo è un esperimento idealizzato, l'azione differisce per una quantità che è dell'ordine H tagliato, e si forma una figura di interferenza. Perché gli elettroni interferiscono, che cosa è successo? È successo questo e non voglio spaventarmi, ma farvi solo notare che qui sotto c'ho H tagliato. Questa epsilon è un tempo, quindi questo è un tempo che moltiplica uno spazio diviso un tempo al quadrato, quindi una velocità al quadrato. Quindi, e qui c'è una massa, quindi massa per velocità al quadrato è un'energia che per un tempo è un'azione diviso l'azione. Quando queste cose che ho scritto qua sono dell'ordine di H, questa funzione presenta frange di interferenza. Solo questa l'idea, niente di più. Adesso andiamo a un secondo passo, andiamo a vedere quando due costanti sono diverse, cioè G e H, andiamo a quello spigolo laggiù, dove G è diverso da zero e H è diverso da zero. È quello che si può chiamare una teoria di gravità newtoniana quantistica. Questa teoria non è molto interessante perché è difficile trovare un sistema fisico che sieda in quel punto là per una questione molto semplice. La gravità necessita di masse grandi e la meccanica quantistica masse piccole. Quindi mettere insieme le due condizioni, capite, è molto difficile. Infatti resta più o meno una questione di interesse accademico. Più interessante invece sono le altre due possibilità
quando mettiamo insieme la gravità con la relatività speciale. Siamo in questo vertice qua, general relativity, relatività generale. H è ancora zero, siamo in questo piano. La relatività generale è espressa da questa equazione. Da questo lato abbiamo le proprietà dello spazio, curvatura dello spazio essenzialmente. Questo tensore R mu nu e R, che è relazionato con R mu nu, descrivono la proprietà dello spazio. Qui abbiamo la costante di Newton, che ci dice qual è la forza della gravitazione nel deformare lo spazio, e qui abbiamo quello che si chiama il tensore energia impulso, dove buttiamo dentro tutto quello che è sorgente di gravità. Quindi buttiamo dentro massa, energia, sta tutto là. Qui c'è lo spazio e qui ci sono gli oggetti, detto in una maniera un po' approssimativa. Questa equazione può essere consistentemente, leggermente generalizzata, lo ha fatto Einstein stesso, introducendo questo termine, dove lambda è una costante, quella che si chiama la costante cosmologica. Perché l'ha fatto? Beh, perché se voi applicate in cosmologia questa equazione, scoprite che l'universo non ha la possibilità di essere stazionario. O un universo che si espande, o un universo che collassa. Al tempo di Einstein, quindi parliamo del 1920, del 1920, non si era scoperta ancora l'espansione dell'universo, si pensava che l'universo fosse statico. E quindi lui, per salvare la sua equazione, ha introdotto questa costante. Con un valore opportuno di questa costante, scelto ad hoc, si può ottenere una soluzione dell'equazione che corrisponde a un universo statico. Quando si è scoperto che l'universo invece si espandeva, ci è rimasto male, perché questa equazione andava molto meglio. Dal 2000 sappiamo invece, e quindi questa equazione è rimasta senza lambda per molti anni. Nel 2000 si è scoperta un fenomeno che non è descritto da solo questa equazione, che è quello dell'accelerazione dell'espansione, e che può essere descritto da questa costante. Quindi oggi come oggi, di nuovo, la cosmologia si basa sulle equazioni di Einstein, includendo una costante cosmologica. Teoria quantistica dei campi, ecco, questo è quello che si fa qui, in questi laboratori, sia a livello teorico sia a livello sperimentale. Siamo in questo angolo qua, dove c'è la relatività e c'è la meccanica quantistica, quindi siamo laggiù. Quantum field theory, teoria quantistica dei campi. Teoria quantistica dei campi è un apparato matematico molto poderoso, molto evoluto, molto complesso, che funziona, ad esempio, in varie dimensioni. La potete utilizzare in due dimensioni, in sei dimensioni, in dieci dimensioni. Diciamo, un apparato molto versatile. Parte di questo apparato, però, o se volete, una specifica realizzazione di questo apparato, è quello che si chiama il modello standard. È una teoria quantistica di campo in quattro dimensioni, in cui questi campi corrispondono alle particelle elementari che noi conosciamo. Ci abbiamo sei tipi di quarks, ognuno viene in tre colori, abbiamo l'elettrone, il muone, il tau, che sono come replica di particelle che hanno le stesse proprietà, i corrispondenti neutrini, abbiamo il fotone, i gluoni che interagiscono con questi sono otto, e quelli che si chiamano i bosoni intermedi, Z e il W più e meno, quindi sono tre. Mancava fino a tre anni fa, più o meno, una particella, l'Higgs, che era prevista dalla teoria, che era parte integrante del modello standard, e come forse voi sapete è stata scoperta nel 2012 a LHC in eventi, ad esempio come questo, dove l'Higgs decade in due fotoni. Questo è la ricostruzione di un evento a CMS. Il quadro ora come ora è completo, qui bisognerebbe metterci l'H per l'X. Allora, il modello standard di cui parlerà Vittorio Del Duca, un mio collega ed amico, domani, ricordatevi, è una teoria che si colloca in questo vertice, che descrive tutto quello che sappiamo delle particelle elementari con un accordo con gli esperimenti che è qualcosa di sorprendente.
ma è una teoria quantica di campo. Uno se ne può inventare molte altre. Sto per arrivare alle conclusioni. Quindi però abbiamo visto, questo è interessante, abbiamo visto che la quantum field theory lavora con la velocità della luce, è un valore finito, e H che è un valore finito. Allora proviamo a porre per definizione C uguale H uguale a 1, ma non 1 metri al secondo, 1, un numero puro, un numero puro. In questo caso, siccome per noi C è una lunghezza diviso un tempo, perché è una velocità, no? Se lo pongo uguale a 1 senza dimensioni, devo concludere che la dimensione della lunghezza e del tempo sono uguali. Guardate che questo non è per niente strano, non è per niente strano, perché vi ho detto che l'invarianza di Lorentz mescola lo spazio col tempo. Allora, vi ricordate, no, che il tempo c'aveva lo spazio, nello spazio c'entrava una funzione del tempo, e quindi siamo un po' nella situazione in cui io misuro in miglia marine le distanze sulla superficie e in braccia le distanze verso l'asse Z, cioè la profondità. No? È una cosa un poco così, una scelta molto arbitraria, forse utile, ma per nulla fondamentale. E vi ho fatto vedere come ci sia la possibilità di introdurre un fattore di conversione proprio perché la natura è invariante rispetto a rotazioni nello spazio euclideo a tre dimensioni e che quindi in realtà posso usare metri e metri. La stessa cosa, l'invarianza di Lorentz mi dice che posso effettivamente utilizzare secondi sia per misurare le distanze che per misurare i tempi. È quello che si fa quando si dice ma quella stella è distante 8 anni luce. No, anni luce è un tempo, quindi io posso misurare queste distanze in secondi, cioè la quantità di secondi che ci mette la luce a percorrere quella distanza. Non è nulla di diverso dall'aver introdotto un fattore di conversione fra le braccia e le miglia marine, anche se, siccome è così fuori dalla nostra esperienza, a prima vista può sembrare qualcosa di ostico. La conclusione di quanto vi ho detto è che C forse non è una costante fondamentale della natura, forse è semplicemente un fattore di conversione. Se io misuro le distanze in secondi luce, C è 1. È 1 senza alcuna dimensione. E siccome le trasformazioni di Lorentz mi mescolano tempo e spazio, ripeto, mi sembra la scelta più corretta dal punto di vista della fisica fondamentale. Poi dal punto di vista dell'utilità scegliamo quello che vogliamo. Certamente la profondità in miglia marine sarebbe stupido misurarla, no? Lo stesso si può dire per H tagliato. È un'azione, un'energia per un tempo. Se quindi mettiamo anche H tagliato uguale a 1, numero naturale, lo prendiamo come un fattore di conversione, ne deriva che la lunghezza ha la stessa dimensione del tempo, ha la stessa dimensione dell'energia alla meno 1. La conclusione è che tutto si può misurare senza ambiguità in unità di energia, ad esempio electron volt, o kilo electron volt, o mega electron volt, o giga electron volt. Questo è quello che si fa qui tutti i giorni. Si usa una unica unità di misura, che è l'energia, per esprimere lunghezza e tempi. Questo sistema, che è privo di fattori di conversione, si chiama un sistema di unità naturali. Va bene, questo è un recap e dopo una conclusione, ho finito. Lo stato attuale della fisica moderna. Siamo qui, abbiamo esplorato questo vertice, relatività generale, questo vertice, teoria quantistica dei campi, questi già li conosciamo, fisica newtoniana, meccanica quantistica, relatività speciale. Newtonian gravity, c'avevo ancora qualche etichetta, special relativity, quantum mechanics, Newtonian quantum gravity, general relativity, quantum field theory. Cosa c'è là? Questo è lo stato attuale della fisica moderna. Non sappiamo cosa c'è là.
Lo stato della fisica nel futuro, io mi auguro prossimo. Questo l'abbiamo già visto. Sapere cosa ce l'ha. Quando tutte e tre le costanti sono diverse da zero. Quindi in un sistema in cui le dimensioni del sistema non permettono di mettere a zero nessuna di queste quantità. Abbiamo dei candidati, si chiamano superstrings, M-theory, loop quantum gravity, sono solo candidati. E c'è gente che lavora attivamente nello sviluppare queste teorie e vedere se per caso una di queste può essere la teoria che andiamo a appiccicare in quel vertice. L'ultimo vertice è il cubo delle teorie e voglio concludere con una frase di Bronstein per riconoscere anche la profonda intuizione che ha avuto sto uomo, che è basicamente sconosciuto oggi come oggi, è qualcosa come 80 anni fa, parliamo del 32. Parla di questo ultimo unificazione, no? Di quantum gravity. Dice, the elimination of logical inconsistencies requires modifying the ordinary concepts of space and time, replacing them by some deeper and non-evident concepts. 34. L'eliminazione di incoerenze logiche richiede di modificare i concetti ordinari di spazio e tempo, sostituendoli con concetti più profondi e non evidenti. E guardate che le persone che lavorano in queste teorie che vi ho menzionato, M-theory, e che sono sviluppate recentemente, sono sicuro che tutte, oggi come oggi, sottoscriverebbero questa frase. Cioè il fatto che per arrivare a definire una teoria, ad appiccicare quest'ultimo vertice, non possiamo più parlare di tempo, non possiamo più parlare di spazio, ma dobbiamo introdurre dei concetti nuovi per elaborare una teoria che sia valida in quel regime. E con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Qui ho due referenze.